un attore teatrale tra i più preparati è Saro Miano. Molto spesso confondiamo l'erudizione con la cultura. Ti faccio un esempio banalissimo. Il contadino che conosce le stagioni, che conosce la possibilità di fare, di coltivare, appunto, ha una sua cultura che è una sua cultura che va assolutamente rispettata. È così il pescatore, no? Ha dei valori in cui crede. Questa per me è cultura. L'erudizione è un'altra cosa. Questo non significa che anche una persona colta non possa essere, anzi, una persona erudita non possa essere colta. Questi attori che voi vedete qui vengono intimiditi dalla telecamera perché non sono abituati al mezzo No, più televisivo, che mentre sul intimiditi. palcoscenico sono dei leoni, autentici leoni. No, più che timidezza è così, ma neanche imbarazzo, mancanza di abitudine, dice bene, sì, Tu vienici sicuramente, a perché trovare più per spesso. esempio mi viene di girarmi, ma so che non è corretto dal punto di vista della comunicazione, ma mi viene di girarmi perché io se interloquisco con qualcuno a teatro, proprio le regole della relazione mi dicono che lo devo guardare, mentre qui è tutto al contrario. Saro Miano, attore di teatro che non disdegna di tanto in tanto di venire in televisione. Ci parli un po' del tuo percorso artistico? Mi voleva in televisione Anna Maria Romagnoli proprio per restare in argomento, e poi i miei invece non hanno voluto che io continuassi, per cui poi ho ripreso invece da adulto. Faccio teatro da tantissimi anni, e che cosa vuoi sapere? Fammi tu qualche domanda. Tante volte tu hai affermato che la cosa più bella del tuo lavoro è non essere mai se Eh stesso. sì, eh sì, eh Come sì. vive una persona, scusami, che non è mai se stessa? Queste sono domande che richiederebbero risposte lunghe una giornata. Comunque, ognuno di noi, cioè ognuno di noi, l'uomo, ha in se stesso tante parti. E la capacità dell'attore è quella di riuscire a vivere quella parte che il testo ti impone come se fosse quella più importante in quel momento per te. Ma in ognuno di noi c'è di tutto, c'è la bontà, c'è la cattiveria, c'è la spavalderia, c'è la mitezza o l'aggressività. Ecco, attraverso una ricerca, perché il teatro non è spontaneità come si pensa, ma è la ricerca della spontaneità. Oscar Wilde diceva la recitazione è una cosa difficile da mantenere. Anzi, non la recitazione, la spontaneità è La una cosa spontaneità. difficile da mantenere. Ascolta, qui ti stiamo Per vedendo cui, in una sì, commedia. questo è Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti. Ero qualche chilo in più e qualche anno in meno. Con Daniela Cornelio, che è un'attrice dello Stabile di Catania. Ora poi c'è dunque Santo Santo Nocito, che fa una delle parti principali, e questo è uno spettacolo che abbiamo dato parecchie volte a Siracusa, abbiamo fatto tantissime repliche. Se la regia è d'accordo adesso, vorrei vedere le immagini di uno spettacolo in cui tu sei stato protagonista, il naufragio Sì, infinito Il naufragio di infinito di Titti e Titti Handekal. È un e Adengai, racconto, sì. sì, è un racconto di un viaggio, amici Sì, telespettatori, sì. senza fine, proprio ispirato dal terribile affondamento di una carretta avvenuto nel canale di Sicilia nel 2009, Sì. dove addirittura, pensate amici telespettatori, ma sicuramente lo saprete, morirono 79 extracomunitari. Non pensi che su questa vicenda sia calato troppo presto il silenzio? Sì, è vero, ma non solo su questa, ma su tante altre. Ma mi vorrei rifare da questo punto di vista a quanto ha detto la professoressa, ecco, così, in maniera molto ampia. La ricerca della solidarietà, no? La professoressa parlava anche di questo nel suo forbito e interessantissimo discorso. Ecco, il teatro sociale, per cui negli ultimi anni mi è piaciuto e mi piacerebbe ancora continuare col teatro sociale, cioè teatro che parli
di argomenti degli ultimi, dei vinti, forse perché sono io, anch'io un vinto, è un mondo che mi piace molto, che apprezzo e che vorrei far conoscere meglio e far conoscere agli altri. Dunque, Titti Adengai è la storia di un viaggio senza fine di queste persone che sono partite dalla Libia per venire in Italia, in Europa, e cercare di la speranza. 78 sono morti e soltanto 5 si sono salvati. Io racconto questo viaggio a ritroso, da quando Titti è all'ospedale Cervello di Palermo e racconta tutte le vicissitudini. Che cosa dire ancora? È una cosa che mi ha preso molto al suo tempo, per questo ne parlo anche con un certo entusiasmo, anche se stasera forse non sono molto in forma perché ho fatto 10 antibiotici. Ne parlo con entusiasmo perché è un testo che ho tratto da un articolo di giornale. Ezio Mauro ha scritto un articolo che era un'intervista a Titti Adengai, e l'ho lessi insieme a mia figlia, e da quella lettura nacque questo testo teatrale. Ne abbiamo dato una ventina di repliche insieme ad Elisa Nucita, che è una delle attrici, delle cantanti, delle più importanti che abbiamo non solo in Sicilia. E insieme a Riccardo Gerbino, che è un percussionista di Acireale, bravissimo. Tu in TV hai recitato insieme a Luca Zingaretti in un episodio di Montalbano, Il gatto e il cardellino. Vediamo il cardellino, tal proposito il trailer che la regia ci manda in onda. Sei generoso, grazie. Ah, salve, sono il commissario Montalbano, sto cercando la signora Landolina. Ah, signor commissario, mi scusi, no, la signora Landolina non c'è, è partita. Partita? Come sì, partita? Sì, è partita nemmeno mezz'ora fa con un tassì. Aveva molti bagagli e l'abbiamo aiutata a caricarli io e padre Vassallo. Padre Vassallo? E che ci faceva padre Vassallo qua, signora Landolina? Padre Vassallo, dopo la disgrazia, signor commissario, è venuto tutti i giorni a confortare la signora. È un sant'uomo, padre Vassallo, ed è stato sempre amico dei Landolina. Senta, la signora non ha detto dove andava? No, la signora no, però il tassista mi ha detto che doveva accompagnarla all'aeroporto di Catania, sì. All'aeroporto di Catania? Sì, signor Tom. Grazie mille, arrivederci. Buonasera. Bravo, bravo. Una piccola scena ma intensa interpretazione. Senti, ma dove l'avete girata questa scena? Ragusa Ibla, in un palazzo di Ragusa Ibla. E quante volte è stata ripetuta? Decine di volte, sì. In quel momento, sì. Quando abbiamo... No, sì. Una volta, due volte, è andata subito bene. Sì, ci siamo trovati subito con Luca Zingaretti. Il rapporto con la televisione quindi potrebbe continuare? Io ti dico che non amo molto la televisione, non dovrei dirlo in questa occasione, amo molto di più il teatro, tuttavia perché no? Perché no? E dovremmo usare, ecco, adesso dico una contraddizione, spero simpatica, una intera trasmissione televisiva per spiegarne il perché, ma non è il momento. Bene, si parla di passione per il teatro, amore per il cinema, ma ci può essere anche considerazione per la televisione, che noi la facciamo ma con amore. Ma altro, ci mancherebbe, ma adesso... grande considerazione e rispetto, ma era un discorso un po' complesso, certo. La prossima volta me lo farai fare, spero. Bene, siamo alle battute finali. È il momento dei saluti. Io desidero ringraziare naturalmente gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza, iniziando proprio dal nostro grande attore di teatro e, perché no, futuro anche anchorman televisivo, Saro Miano. Grazie. Buonasera a tutti, grazie.